Dai, che forse in questo episodio ottengo un audio un pochino più decente degli altri tre video. Dai, ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo, dai, che ce la facciamo? Ciao a tutti, Cugio, ben ritornati al vostro Andronico 91 su Yo-Kai Watch Wibber Waburu. Come dicono i giapponesi, cominciamo subito con il livello 24. Abbiamo Dimenticap, vediamo quali stelle dobbiamo fare. 38.000 punti, pff, che ci vuole? Ottieni un Weebwob di dimensioni 5, ne faccio anche di dimensioni 15 con una botta sola, l'ho fatto prima. Fai scoppiare al massimo 80 Weebwob, dannazione! Ad ogni modo, mi sono rimesso in squadra, a parte che ho fatto tutti quanti le stelle, prima ho recuperato anche 80 Weebwob, ah, tranne questa. Questa mi sembra pure che devo far scoppiare 80 Weebwob, se non sbaglio, al massimo. Questo era al massimo o al minimo, perché ho letto malissimo. Al massimo 80 Weebwob. E ci provo. Ho rimesso in squadra Gnomino, perché Gnomino comunque sia, ne ho reclutato un altro. E sto a due Gnomini, quindi l'Energy Max è al livello 2. E mi va meglio così, mi va meglio sinceramente, che ho due Gnomini. Ho Gnomino con l'Energy Max al livello 2. E si evolve al livello 29, se non vado errato. Si evolve quindi diventando Gragnomino. Dopo lì sì che ti cura davvero tanto. Gragnomino è uno yokai davvero potente per quanto riguarda l'effetto curativo. Non l'ho giocato su Yokai Watch 2 anche perché non mi interessava. O meglio, quando sono arrivato ad avere Gragnomino che serviva no, non era per un sigillo. Oh sì, non mi ricordo perché. Comunque sì, l'ho voluto ottenere a tutti i costi. Non mi ricordo per quale motivo. Forse per il sigillo di Senilfior? Non mi ricordo, sinceramente. Perché Senilfior è uno degli yokai che ho ottenuto solo due volte nel corso del gioco. Quindi non è che l'ho, diciamo, approfondito più di tanto come yokai. E sinceramente ho una memoria proprio cortissima. Quindi non mi ricordo molto bene le cose. Tranne le date, per fortuna. Me ne vanto perché me le ricordo tutte. I nomi invece non me li ricordo. Andiamo subito con la cura. E un Energy Max che mi piace è quello di Shibakoma. Mi piace l'Energy Max di Shibakoma. Oh, ma non avevo carico quello di Shibanyan? Ah, ok. Eccolo, ora ce lo carico. Se lo puntiamo su lui mi fai piacere. Perfetto. Ok, vabbè. Non serviva a puntarlo, ma l'ho puntato perché l'abitudine. Poi, ovviamente, ci sono le linee di programmazione, sono diverse, possono essere di più, possono essere di meno, sono scritte in modo diverso e ci sta tutto. Quindi può essere che, essendo scritte in un altro modo, qua Gnomino ti diventa amico più difficilmente che sul gioco per 3DS. Può essere benissimo così, ma non so come approfondire sinceramente questa cosa delle linee di programmazione. Perché non ho gli strumenti adatti, quindi non posso controllare di preciso come funzionano le programmazioni in questi giochi. Aspetta un attimo, dovrei arrivare al boss al 35, ma ce la faccio? Non posso neanche vedere che livello ci vorrebbe. Però qui abbiamo un altro tombino, credo. Però adesso abbiamo Farfanima. Farfanima. Boh. Non so, non mi è mai piaciuto come yokai. Ho preso Farfavigo sempre per i sigilli. Però per trovare Farfavigo che due palle. Passatemi il termine, per favore, perché ci è voluto un'eternità. Primo, va bene, sì, puoi fare entra e esci dall'area per vedere se compare. Perché in quell'area, a Rocca Faccione, è l'unico che ha il rango S. Quindi quando il tuo Yokai Watch segna il rango S, allora dici, vabbè, è lui, ok. Ma quanto ci ho messo per trovarlo? Prima per trovarlo tanto, però per reclutarlo ancora di più. E poi ci vuole, o meglio, ci vorrebbe per fare l'amico più facilmente. La bevanda Volt Extreme, non mi ricordo come si chiama io. Non mi ricordo bene il nome. Comunque sia, è la bevanda che ti può uscire ogni tanto quando selezioni la I-Cola. La I-Cola, la Y-Cola. Come la chiami una cosa del genere? La I-Cola. E quando selezioni quella può capitare a volte che appunto ti esca una bevanda più energetica. Comunque sia, ve lo dico qui, una cosa che mi ha dato molto fastidio nei commenti è di gente che fanno i saccenti dicendomi questo yokai è stato fatto colà, questo yokai si fa così. Io
Non guardo la serie animata di Yo-Kai Watch, quindi non so determinate cose. Se voi venite a fare i saccenti sotto il mio canale dicendomi così, colà, colà, non capisci un cazzo, sei uno scemo. Primo, perché mi devi dire che sono scemo? Casomai sono stupido, che è diverso da scemo. Secondo, non fare tanto il saccente perché la serie animata non la guardo. Quindi è inutile che vieni lì e mi dici così, così, così. Perché la serie animata non la guardo. E se neanche tu guardassi la serie animata, certe cose non le sapresti. Dunque, non sono molto preoccupato per Leccatino o comunque sia per l'uccello che non mi ricordo come si chiama. Come ti chiami tu? Vabbè, direi che è fatta a questo punto. C'è rimasto solo l'uccello là, che non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Vabbè, finiamolo con Shibanyan a sto punto. Oh, amico, bene, bene, bene. Grumoko, Grumoko, ecco come si chiama, Grumoko. Abbiamo stretto amicizia con Boohoo. Boohoo. Ah, ma già ce l'ho. Ok, dunque, però qui per attivarlo devo fare devo soddisfare delle condizioni. Punti, ok. Ottieni un Weebob di dimensioni 6, no problema. Termina con una mossa Energy Max. Se ci sei solo tu, Tatino, io ti faccio easy, easy lemon squeezy. Proprio contro due nervi macio, cioè. Mi faceva schifo stare da solo. La mossa è pronta. Ok, allora quella me la tengo per finire, se ci riesco a vincere. Ottieni un Weebob di dimensioni 6. Ok, ce la faccio, ce la faccio. Tiè, 7, va bene, 7. Sinceramente, io quando vedo che posso fare una catena più grande, di proposito non la faccio. Non è perché non riesco a farla, perché non la faccio di proposito. No, ve lo dico così almeno perché uno pensa che faccio proprio schifo a giocare. No, non la faccio di proposito, ok? Mi chiedo se il computer attacca a caso o attacca prima lo yokai più forte o più debole. Non lo so come funziona il computer in questo gioco. Dai, su, gnomino. Gnomino, mi servirebbe davvero il tuo aiuto. Grazie, grazie. Grazie, anche se di poco, grazie, però no, devo fare l'Energy Max assolutamente. Non potevo aspettare, non potevo. Più che altro gnomino becco perché almeno mi ricarica l'Energy Max. Si leva da solo perché? Non ho più. Non ho le mo. Non ho gli spiriti, per forza. Se si chiude da solo. Vediamo un po' se riesco a finirlo con Fura Zampettante. Sì, perfetto, almeno questa soddisfazione di tutte quante e tre le stelline. Vabbè, non diventa amico, ma insomma. E ogni volta è un parto, ogni volta è un parto. Diventiamo amici. Mio macio. Ah, mio macio, non è Nervi. No, Nervi macio, stop, era quell'altro. Mio macio, vabbè, il colore più o meno è quello, non si vedeva bene. Ma quindi qui niente? Cosa devo fare per entrare qui allora? Ah, forse dopo il boss può essere? No, dopo il boss c'è questo. Questo chi è? Però vediamo un attimo. Ah, ok, guscio lento. Ma tanto che ho preso le cose lì, le anime, le uso. Beh, devo ammettere che stavolta è piuttosto facile, a quanto pare. Non mi sto impegnando neanche tanto, a dire il vero. Facciamo un bel buco nero così cadano un bel po' di yokai che posso unire. Perfetto. Se riesco a unirli, mannaggia la miseria. Vai, facciamolo secco ora che possiamo, ora che c'ho la possibilità. Terminato. Yeah. Fai scoppiare al massimo. Che palle, fai scoppiare al massimo. Oh, allora, aumentiamo di livello.
Rinofante e aumentiamo anche di livello qua l'amichetto, scuriflesso, così possono arrivare a 20. Shibakoma sta ancora a 9, ci mancherà un pochino per arrivare al 10, ma sapete che facciamo? Vediamo un po', di fa pure questo, poi da prossimo, cioè questo poi basta. Chi è? Risvidiosa, che dovrebbe essere su Yo-Kai Watch 3. Risvidiosa, io non l'ho trovata mai su Yo-Kai Watch 2, non so sinceramente se c'è. Mamma mia, tra varie incavolature varie ce l'ho fatta a finire, ad arrivare al 30° boss, al 30° livello, che giocherò la prossima volta comunque sia. Mi vado ad allenare un pochettino, vado. Sì, Jibayan già può salire di livello. Cioè, può andare oltre 20, voglio dire. Vai Jibayan. Ma un sacco di punti mi hanno dato sti yokai che ho affrontato ora, eh. Tutti di livello siamo saliti. Come funziona qua? Oh. Provo un'invidia tremenda nei tuoi confronti. Facciamo amicizia. Perché ti piace il tempura e non mi piace il sushi, eh? Dai, risvidiosa. Perché vidiosa, invidiosa. Grandi giochi di parole. Level 5, mi fai ridere. Ciao. Bene, prossimo boss. Lo vedo solo chi è perché sono interessato a vedere chi è. Sono curioso. Curioso come Giorgio. Canom! Wow, Canom! 44.000 punti. Weebwob dimensioni 6. E collega almeno 6 Weebwob. Va bene, Cuccio, questo episodio termino qui. Vado un po' a sbollire la rabbia combattendo contro altri yokai, sperando che non si chiuderà solo il gioco. Perché quando il registro si chiude, stamattina erano le 5 e mezza più o meno. Non riuscivo a dormire. Mi sono fatto una sessione di gioco di un'oretta più o meno con l'altro account. E non si è mai chiuso. Potrebbe essere un problema di emulatore di Android? Potrebbe essere. Ma sinceramente ho cercato su internet, sono l'unico a cui è successo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Domani, o meglio, oggi pomeriggio in Azume Eleven, domani sempre in Azume Eleven e Yo-Kai Watch, insomma, porto 2 video al giorno. Quindi iscrivetevi al canale comunque sia, perché porto almeno 2 video al giorno, dal lunedì al sabato. La domenica non carico perché mi riposo e registro video, infatti oggi è domenica. Io come sempre vi ringrazio, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!